Io ho fatto una scelta, diciamo, veloce, anche se meditata. Era un momento molto particolare e stavamo scivolando verso la Serie C, verso una situazione difficile, insomma, verso quantomeno i play-out. Era stato deciso che Epifani sarebbe stato esonerato, quindi mi sembrava che ci fosse bisogno di una persona che conoscesse bene il campionato e che avesse delle qualità anche tecniche e tattiche di livello. È sorpreso dal feeling che si è creato subito tra l'allenatore e la città. La simpatia e l'apprezzare la persona sia importantissimo per chi è gratificato di queste cose, però è stato preso per fare allenatore. L'allenatore credo che lo stia facendo bene, abbia dimostrato di saperlo fare. È un grande lavoratore, uno che non lascia niente al caso, sta sul pezzo tutti i giorni, vive di calcio qui. Ma io sono arrivato a Pescara nel 75, quindi oramai sono 43 anni che sto qui. Qualche volta da giocatore sono andato via, poi sono tornato, poi sono riandato via. E con questi 3 anni che spero di portare a termine, cioè senza colpi di scena, e arrivo quasi a 15 anni di lavoro, è una parola difficile, insomma, da dire Milizia, di milizia. milizia, perché insomma di lavoro farebbe un po' ridere. Quelli che lavorano veramente si incazzano se mi sentono dire una cosa del genere. È una squadra particolare questa, perché ha giocatori molto giovani o giocatori oltre i 30. Di giocatori di fascia media, Sono diciamo, ne pochissimi. abbiamo pochissimi. Brugman, Sì. Mancuso, Ecco, questo è un tu. fatto positivo o no? Per me nel tempo, non per quest'anno, nel Sì. tempo deve essere rifondata un po' con 5-6 elementi di 23, 24, 25 anni, perché in genere il massimo della prestazione un calciatore la dà tra i 24 e i 27 anni, 28 anni. Beh, Pavone lavorava già per la Cavese l'anno scorso, mentre lavorava qua, quindi non ho preso il posto di nessuno. E No, devo dire che è nel stata senso. la più grossa delusione, perché come persona l'ho portato, e quando poi Ex compagni di squadra, sì, due cavalieri volte, del sia a Re. Cava che a Pescara. La cosa che mi è dispiaciuta tanto è che quando si è interrotto il mio rapporto col Pescara, diciamo anche bruscamente, Sì. in tutto l'anno dopo, un anno e mezzo in cui lui è stato, beh, io non ho ricevuto una telefonata da lui.